Oggi faremo una cosa davvero speciale, entreremo dentro le residenze dell'Hotel Plaza e ne andremo a vedere una davvero principesca. Aspettiamo che Alex ci venga a prendere e adesso andiamo a vedere. Alex, Piero, ben allora che trovato. ci fai vedere oggi, Oggi eh? niente meno che l'hotel più famoso del mondo, il Plaza Hotel su Fifth Avenue, Central Park South. Vieni con me che ti Fa faccio vedere. freddissimo, ti faccio i complimenti che resisti, Solo i eh? migliori, solo i migliori, eh. Qui siamo praticamente nella lobby Sì. delle residenze del Plaza. Esattamente, quindi separate dalla parte degli hotel. Questo è un hotel chiaramente dei più famosi. Nel 1907 ha aperto le sue porte, dopodiché ha cambiato mani diverse volte, tra cui Hilton Conrad, tra cui Donald Trump. Chiunque delle celebrity che vogliono essere chiamate celebrity ha vissuto, soggiornato o comperato in questo palazzo. Quindi ti faccio vedere le residenze e poi andiamo nello Champagne Room e nel Palm Court, Ok, che è il cuore andiamo, andiamo. Cosa significa secondo te vivere qui al Plaza? dell'hotel. Beh, vivere al Plaza è sicuramente una leggenda, non solamente a New York, non solamente in America, ma veramente in tutto il mondo. E devo dire che ci sono aneddoti fantastici, leggendari dell'Hotel Plaza, che tutti vogliono sapere. Ad Tipo? esempio, uno dei più famosi è che quando i Beatles vennero negli Stati Uniti per la prima tournée americana nel 64, furono negati una reservation al Plaza. All'hotel. L'allora manager dell'hotel, che si chiama Alfonso Salomon, li negò per paura che i paparazzi avrebbero creato scompiglio. Caspita. È successo che la figlia di 12 anni ha fatto un pianto isterico, ha detto: devi assolutamente far venire i Beatles qui all'hotel. Vennero grazie a questo, stettero nell'hotel e furono residenti fantastici e tutti i paparazzi immortalarono la loro venuta a New York nell'Hotel Plaza per la prima tournée americana. Senti, che cosa vedremo oggi? Che appartamento vedremo? Allora, oggi vediamo l'appartamento migliore. In realtà sono una combinazione di due appartamenti, due attici con vista su Central Park. Stiamo parlando di 10.000 square feet, che sono circa 1.000 metri quadrati, più i terrazzi su vista Central Park, all'ultimo piano dell'Hotel Plaza. Quindi Ah, meglio di questo. non vedo l'ora, dai. Che poi uno scendendo dall'appartamento si trova praticamente proprio davanti alla sala da tè del Plaza, Assolutamente. che è pazzesca questa cosa. Questa è famosissima. Si dice che non hai mai fatto un affare se l'affare non l'hai fatto nel Palm Court Room del Plaza. Che si vede in tantissimi film, no? È facilissimo riconoscerlo. Sì, qui è stato ambientato il Great Gatsby con Leonardo DiCaprio Sì. e anche Home Alone, che sarebbe avevamo perso l'aereo. E non dimentichiamo che questo è proprio il corridoio in cui hanno girato Mamma, ho perso l'aereo, la scena in cui il bambino incontra Donald Trump, no? Che fa il concierge nell'hotel. Pazzesco, Assolutamente, pazzesco. Come quell'aneddoto su Donald Trump che mi raccontavi? assolutamente. Guarda, uno dei proprietari è stato assolutamente Donald Trump, che ha completamente rifatto l'hotel, era un suo pupillo, e da dire in gestione alla moglie Ivanka, come è famoso. E disse alla moglie: io ti pagherò $1 all'anno e tutti i vestiti che puoi comprare, questo è Tutti i il tuo vestiti. salario. E I così vestiti l'ho sono il preso. salario. Esatto. Fantastico. Cosa mi dicevi dell'hotel? Questa parte è il lobby dell'hotel e sono praticamente inizialmente 800 stanze, che poi è stato convertito nel 2008 a 282 stanze e 181 condomini. Questo è il famosissimo Champagne Room. Pensa un po' che una suite all'Hotel Plaza può costare fino a $30.000 a notte in stile Luigi XIV. Fantastico, È eh? Da veramente. sogno. Mamma mia. Eh? Siamo arrivati. Prima di partire, ti devi sentire ricco per Mi devo entrare qua. sentire ricco d'animo, di Ci sei? spirito. Oh, Ora possiamo andare. Prego, benvenuti ma all'attico del Plaza Hotel. questo sembra proprio da film principesco, il pianoforte Steinway. Cosa c'è? Il lampadario Baccarat? Baccarat, assolutamente. I dettagli sono fantastici. Probabilmente, possibilmente, una delle migliori residenze che ci sono a New York, per dove è situato e per quello che rappresenta. Sono circa 6.300 square feet, che sono circa 600, più di 600 metri quadri, più 600 metri quadri. il terrazzo, e questo è combinabile con l'unità di fianco per raggiungere oltre 1.000 metri quadrati più terrazzo sopra Central Ma Park. guarda che vista abbiamo. Tra l'altro uno se lo può godere anche È incredibile. col binocolo. La vista è pazzesca. Qua d'estate, d'autunno deve essere pazzesco il Central Park.
Se è una bella famiglia numerosa, credo che questo sia proprio il tavolo dove fare la cena di Capodanno, Sì, no? questo Ah, sono 16 posti qui a è. sedere, Sì, no? fantastico. Una fantastica cantina. Questi sono tutti i vini che lui colleziona, il proprietario. E poi separato da questo c'è anche una stanza sigari cubani che è Mamma mia, completamente fantastica. I pazzesco. dettagli sono anche questi lampadari baccarat, è chiaramente una stanza sui generis, sicuramente. La cucina a isola, bella grande, no? Sì, sì, sì. Cos'altro ci fai vedere? Guarda, chi vuole vivere qua chiaramente è tutta comodità, quindi hai due forni a microonde, stove con la canna fumaria. Questo è veramente, chiaramente il proprietario è il maggiordomo, è tutto per il relax e per l'uso personale. Media room, per leggere un libro, per essere, diciamo, solo con te stesso e con i tuoi pensieri. E la vista chiaramente anche qua è fantastica, questa Wow. stanza. Allora, adesso andiamo a vedere la stanza principale. Assolutamente, questa è la camera matrimoniale, che è nel piano alto del duplex, è veramente particolare. Benvenuto a casa. Wow. La vista di Central Wow. Park, il letto matrimoniale, la lounge e soprattutto guarda questo bagno con una vasca di un pezzo, tutto marmo italiano. L'attico del Plaza. Comunque posso dire che la vista da qua è veramente pazzesca, cioè abbiamo un terrazzo immenso che ha una vista incredibile su Central Park. Questo è irripetibile. Qui stai comprando Questa è una due cosa unità irripetibile. adiacenti sulla vista su Central Park e sono veramente più di 10.000 square feet e 1.000 metri quadri con terrazzo Central Park. Non c'è niente di Pazzesco. questo. Alex, quanto è grande questa doccia? Un monolocale di New York, no? Qua ci potrebbe vivere. Stai comodo, Ci metti non il c'è. letto, anche una scrivania ci va. Sì. Quindi piano intermedio, i saloni e cucina. La camera principesca al piano di sopra. Poi se vediamo sotto ci sono altre tre camere. Esattamente, questo per Perfetto. famiglia, ospiti, chiaramente stai comodo qua giù. Fantastico. Alex, tutto bene, ma manca la TV. Ho la soluzione. Vai. Ah. Non poteva mancare la TV in questo Caspita. appartamento. Alex, questa parte mi è piaciuta, ma secondo me è più completa se vediamo anche l'altra. Che dici? Ce n'è ancora, vieni, vieni. Andiamo, andiamo, non è finita. Wow, questo è l'altro appartamento che si può unire a quello che abbiamo appena visto. Assolutamente sì. Questo è circa 400 metri quadri, quindi combinati tutti e due sono più di 1.000 metri quadri. E questa parte sono due piani, quindi duplex, e chiaramente hai la vista aperto contiguo all'altro, che è una cosa fantastica. Ed è piano, cioè di luce. Sì, Questo sai. immagino d'estate, come deve Qui essere. vedi tutti i palazzi, tutti i landmark di New York e la penthouse al Plaza sono solamente una, quindi È l'unica. Che aneddoto c'è del Plaza? Che qualche altro aneddoto che ci puoi raccontare, visto che sei. Allora, il Plaza è sicuramente molto controverso come palazzo, ma è anche molto storico. Si è sposato qui Trump, come abbiamo detto. C'era uno dei primi proprietari, che era Conrad Hilton, che non era ben visto nel palazzo, quindi ha dovuto vendere alla famiglia saudita in questo palazzo. Cos'è questa piccola stanza? Questa è la stanza dei sigari del proprietario, che guarda sopra Central Park. Qui Quindi ti si fumo può un sigaro? venire qualche amico, sigari cubani nella parte privata e addirittura accesso al balcone per avere veramente un'oasi per gentlemen. Uscendo dalla stanza dei sigari abbiamo il nostro balcone privato delle nostre due residenze, guardando Central Park, il laghetto, warming rink, skating rink, il pattinaggio sul ghiaccio. Veramente sei New York ai tuoi piedi. Bello, bello, bello. Non penso si possa trovare qualcosa che sia bello e così iconico allo stesso tempo a New York e forse anche nel mondo, Assolutamente, per 88 milioni di dollari o prendi questo o uno yacht, io comprerei questo. no? 1.000, Sicuramente è 2.000 irripetibile. dollari di sconto me li fai? Ti sei comprato bene? Sì. Prego. No, vabbè, con lo sconto ci posso pensare, eh. Alex. Mi hai regalato un'emozione. Tu due, grazie come al solito e spero che sia stato bene al Plaza. Grazie, grazie, A te, ben grazie. trovato.
Amici, è davvero fantastico avere la possibilità di vedere da vicino un qualcosa di così iconico. Non capita tutti i giorni, non capita ogni mattina, però quando capita ti dà il senso della bellezza di fare questo lavoro. Il Central Park, la Fifth Avenue, Times Square, c'è veramente gran parte della storia di New York qui davanti agli occhi, e spero davvero che condividere con voi queste cose vi faccia viaggiare dentro gli aspetti anche più misteriosi e poco conosciuti di New York.